È già orgoglio incontenibile per il Toscana Pride, la manifestazione che aprirà ad Arezzo l'ondata dell'orgoglio omosessuale che invaderà poi tutta Italia, con diversi Pride da Milano a Palermo. Il colorato corteo di sabato 27 maggio coinvolgerà tutta Arezzo, passando per le vie principali del centro cittadino, una grande festa per tenere accesi i riflettori sull'omocausto ceceno, per denunciare le terribili persecuzioni che stanno subendo le persone omosessuali, che sono ancora perseguitate in 86 paesi nel mondo, dove l'omosessualità è un reato. Per chiedere quindi più diritti per tutti gli omosessuali ad Arezzo sono attese diverse migliaia di persone che arriveranno da tutta Italia. Orgoglio incontenibile è lo slogan del Pride di quest'anno e appunto incontenibile come il diritto alla felicità, il diritto all'amore, ai diritti appunto per le persone LGBT e all'autodeterminazione. Ed è un orgoglio contagioso appunto perché confidiamo che la società civile si mobiliti. È la seconda volta che la Regione Toscana dà il patrocinio a questa manifestazione, l'anno scorso per quella a Firenze e quest'anno per quella ad Arezzo. Sarà una parata dai colori arcobaleno contro i pregiudizi e per il riconoscimento dei diritti come il matrimonio egualitario, l'accessibilità all'adozione e alla procreazione assistita a coppie e singoli. Il nostro documento politico è ricco di spunti perché appunto ancora le cose sono cambiate ovviamente rispetto anche ad altri paesi. Arrivano notizie insomma dal resto del mondo, dalla Cecenia, di situazioni di repressione molto forte. Qui non avviene questo, ma insomma l'eguaglianza è ancora lontana. La manifestazione Toscana Pride prenderà il via alle 15 di sabato 27 maggio dal passeggio del Prato e si snoderà nel centro storico di Arezzo fino ad arrivare in piazza Sant'Agostino.